Una giornata di festa, quella vissuta a Monterosso Calabro in occasione della sesta edizione del BEC, Brevetto Escursione Ciclistica Madonna del Rosario. Come ogni anno, l'evento si è svolto in occasione della ricorrenza della festa in onore della Madonna del Rosario, richiamando molti ciclisti e spettatori provenienti da tutta la regione. La manifestazione trae origine da un'antica tradizione, come spiega il presidente dell'Associazione I Normanni di Mileto, che ha organizzato la manifestazione. Questa manifestazione nel dopoguerra si è sempre fatta qua a Monterosso proprio in questo periodo, nel periodo della festa della Madonna del Rosario. È una tradizione che qua a Monterosso esiste da sempre e noi l'abbiamo ripresa, come dicevo, da circa 5 anni. Tutti gli anni che la facciamo ha un successo molto, molto grande perché è partecipata da numerosi ciclisti che vengono da tutte le parti della Calabria, da tutte le province. Oggi siamo qua presenti in questa bellissima manifestazione che ormai si svolge da diversi anni e che sta avendo sempre un maggior successo. Anche quest'anno vedo una nutrita partecipazione, quindi è con orgoglio che sono qua presente a rappresentare appunto la WISP Calabria, anche con alcuni ciclisti venuti da Reggio Calabria per questo, ripeto, bellissimo evento. Il successo della manifestazione è evidenziato anche dai numeri: circa 100 gli atleti partecipanti, 18 le società presenti e provenienti da tutta la regione. Al termine della gara, tutti i ciclisti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e i pacchi gara, premi speciali al ciclista più giovane, al ciclista meno giovane, al ciclista più lontano e alla squadra più numerosa, alle atlete e al ciclista più longevo di Monterosso Calabro. Come di consuetudine, la manifestazione si è conclusa con il Pasta organizzato dalla Confraternita del Rosario. Ringrazio l'UISP perché quest'anno è il quinto anno che viene ad organizzare questa gara ciclistica intitolata alla Santa Vergine. La nostra confraternita già dal 1948 faceva queste gare ciclistiche in modo amatoriale. Noi partecipiamo ospitando i ciclisti e ricevendoli davanti alla Chiesa del Rosario ed offrendo un pastaparte. È alla quarta, quinta edizione che veniamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa spettacolare. Diciamo che io ho invitato chi è possibile perché è unica nell'accoglienza, nel modo di, diciamo, di interpretare il ciclismo come deve essere interpretato. C'è una pura gioia di stare insieme, di divertirsi. Non c'è competizione agonistica, tranne con Baruffa che è sempre che attacca sulle salite e non riusciamo mai a tenerlo. Però ci divertiamo, mangiamo. Monterosso è d'esempio in questo e ringraziamo pure il sindaco che partecipa attivamente, Antonello che è insuperabile in queste iniziative. E noi faremo la Nove Colli ogni anno e il BEC Monterosso. E lo sport è un'attività indispensabile per tutti gli esseri viventi, ma soprattutto per l'essere umano, perché consente di mantenere un fisico atletico, un apparato cardiocircolatorio sano e soprattutto lo smaltimento di grassi che vanno ad intasare l'apparato cardiovascolare, che a lungo andare possono provocare la deposizione di plaque. Quindi il moto è una cosa interessante. Proprio ai fini della prevenzione di malattie cardiovascolari, che è la seconda causa di morte in Italia dopo i tumori.